Si muore di amianto e lo sa molto bene Antonio Marfella, che è tornato a trovarci, ben trovato, che fa parte del coordinamento Medici per l'Ambiente. Lo sapete, è oncologo, tossicologo al Pascale di Napoli, collabora da tempo, insomma, è accanto a Don Maurizio Patriciello, impegnato proprio a dar voce insieme con lui nella Terra dei Fuochi a quegli invisibili di cui dicevamo. Allora, Marfella, ripetiamolo proprio a scanso di equivoci: cosa rischia una persona che vive accanto all'amianto? Ci ha colpito quell'immagine della pistola che mira al cuore e il colpo arriva anche a distanza di anni. In particolare l'amianto mira al polmone perché è una fibra e tra l'altro va anche detto inerte, non è un rifiuto nucleare. Questo va anche detto a nostro disdoro, cioè è una fibra tecnicamente non pericolosa in quanto inerte, soltanto che è una fibra che l'organismo non riesce a metabolizzare, crea un'infiammazione cronica, quindi in un determinato lasso di tempo, che ormai è stato standardizzato, comunque non breve, tra i 10 e i 40 anni, è certamente una situazione specifica che porta a un'infiammazione continua e quindi porta allo sviluppo di un cancro Ecco, certo. quella metafora, no? Della pallottola che arriva al cuore. Ma quali sono i rischi? Allora, sappiamo per esempio del mesotelioma Che polmonare, però, è ecco, quella è una. specifico. Diciamo che l'amianto respirato tecnicamente non può fare altro perché il tumore che è stato collegato all'amianto e che ha dimostrato purtroppo, e per questo è stato bandito, di fare al 100% cancro a seguito di quell'infiammazione, perché i polmoni non possono cacciarlo fuori. Facciamo un Resta lì. esempio: se noi beviamo qualche fibra di amianto, se non c'è infiammazione, come la beviamo, così esce, in teoria, perché in pratica stiamo verificando anche che dove c'è infiammazione intestinale egualmente viene bloccata la fibra di amianto e quindi compaiono altre situazioni tumorali anche in altre sedi. Quindi altre patologie Però stanno venendo altre fuori. patologie sempre collegate a questo stimolo, e quindi, e questo va detto a chiare lettere perché la mia domanda non era priva di significato, l'amianto si può tranquillamente evitare come danno e si può tranquillamente mettere a posto tutto. Anche in meno di 85 anni, la cifra che hanno cacciato discende dall'attuale possibilità di smaltimento che è nulla, sostanzialmente nulla. L'amianto non è una bomba nucleare, non si vuole programmare un efficace intervento a tutela delle popolazioni e a messa in sicurezza, non messa in sicurezza e neanche bonifica, ma inertizzazione reale di una bomba ambientale grave.